La sirena è una creatura leggendaria acquatica, metà donna nella parte superiore del corpo e metà pesce nella parte inferiore, ed è fra le creature più misteriose del folklore europeo che ritroviamo però anche in altre culture. Le prime attestazioni scritte che abbiamo su queste creature sono i poemi omerici, e ciò ci fa dedurre che il mito delle sirene fosse largamente diffuso ai tempi dell'antica Grecia. Si ipotizza che la leggenda sia stata creata proprio da questa popolazione in un periodo precedente alla scrittura dell'Odissea. Infatti, proprio fra i racconti greci si trova il mito dettagliato che narra la nascita di queste creature. Tutto partirebbe con Achelo, un'importante divinità fluviale che ingaggiò una lotta contro Eracle, ovvero Ercole, perché entrambi volevano sposare Deianira, la figlia del re degli Etoli. Durante il combattimento, il dio greco assunse l'aspetto di diverse creature spaventose per intimidire Eracle. Quando si trasformò in un bue, Eracle gli strappò il corno, ferendolo, e dalla ferita uscirono tre gocce di sangue da cui nacquero tre sirene. Per questo le sirene sono originariamente chiamate acheloidi. Inizialmente erano molto diverse da come le conosciamo oggi, venivano infatti raffigurate come donne uccello e ciò le avvicinava alla figura dell'arpia, terribile creatura dal volto femminile e corpo da rapace. Anche a causa di questa somiglianza tra le due creature, la natura delle sirene era considerata minacciosa e letale, e questa caratterizzazione permane nei miti omerici, dove il loro richiamo, camuffato da canto melodioso, attirava i marinai verso gli scogli dove venivano uccisi. Secondo Omero, le sirene abitavano gli scogli tra la Calabria e la Sicilia, cioè Scilla e Cariddi nella mitologia. Secondo un altro mito, le sirene sono strettamente collegate all'oltretomba. Il loro aspetto metà umano e metà animale sarebbe stato causato dalla dea Afrodite, che, irata per il disprezzo mostrato da loro verso le sue storie amorose e per la loro decisione di allontanarsi dai piaceri carnali, decise di punirle trasformandole in esseri metà pesce ed esiliandole sull'isola di Antemoessa, corrispondente probabilmente a Ischia o a Capri. Il loro aspetto bello e dolce sarebbe servito proprio per ammaliare gli uomini al fine di accompagnarli nel cammino verso la morte. Un'altra leggenda ancora identifica Partenope con una sirena e Napoli, con il suo golfo e le sue isole, come il luogo che nascondeva lei e le altre della sua specie. Da qui la leggenda che una sirena, Partenope appunto, avrebbe fondato la città di Napoli. La sirena agisce per lo più in branco, come a testimoniare quanto l'unione femminile faccia la forza, in questo caso una forza capricciosa e spietata. Sembra certo che la figura delle sirene sia stata creata da una mescolanza di miti greci e nordici, penetrati attraverso i popoli che invasero l'impero romano. Le straordinarie ondine del folklore germanico hanno infatti molto in comune con le sirene. C'è da dire che non sono sempre viste come creature maliziose e crudeli. In alcune tradizioni popolari appaiono anche come creature gentili e benevole che offrono doni o si innamorano di esseri umani. Spesso le navi antiche avevano sulla prua una figura di legno scolpita raffigurante una sirena, per scongiurare l'ostilità di queste creature marine attraverso una sorta di omaggio. Il passaggio da donne uccello a donne pesce è avvenuto presumibilmente nel Medioevo o ancora prima, nel secondo secolo d.C., e le motivazioni possono essere due. Potrebbe essersi trattato semplicemente di un errore di scrittura. In qualche bestiario qualcuno avrebbe potuto scrivere la parola pinnis, che in latino significa pinna, anziché la parola pennis, che si riferisce alle piume d'uccello. Oppure potrebbe essere dovuto alla diffusione del cristianesimo, che vedeva queste creature come esseri del male, e dato che solo agli angeli potevano attribuirsi delle ali, si decise di mutare le sirene in esseri metà pesce anziché metà uccello. Questa affascinante figura è entrata col tempo a far parte dell'immaginario collettivo. Sono emblema del mare e della sua attrattiva, ma anche della sua estrema pericolosità. Sono attraenti e insidiose, la sensualità è infatti il punto fermo nelle varie riproduzioni della sirena. È sempre stata vista come femmina che strega e seduce con la propria grazia e il suo dolce canto. Questa figura divenne, con Hans Christian Andersen, estremamente famosa come protagonista della fiaba La Sirenetta, simbolo di amore tragico che portò anche alla realizzazione di una scultura a Copenaghen nel 1913. Nel 1989 esce La Sirenetta, lungometraggio della Disney basato sull'omonima fiaba di Andersen, che ha avuto un successo straordinario e che tramuta il triste finale della storia originale in un lieto fine. Non c'è niente che effettivamente provi la reale esistenza di una simile creatura. Una spiegazione al mistero di molti avvistamenti, soprattutto del passato, potrebbe essere che i marinai scambiassero la sagoma di una foca monaca per un corpo femminile dalla coda di pesce.
Fatto sta che l'immagine di questa creatura bellissima e misteriosa continua tutt'oggi a ispirare storie e artisti e ad affascinare molti di noi. Questo video è in collaborazione con altri youtuber che vi parleranno di altre creature fantastiche. Se volete appunto accedere a quei video, ve li lascio in alto a destra sotto la i. E nulla, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like per supportarmi. Alla prossima, ciao ciao!